open up the fridge about 20 times, but still can't find no food in it. That's sì, però poi alla fine quello che conta era passare turno e noi non siamo riusciti perché non abbiamo sfruttato occasioni che abbiamo avuto alla fine e poi ci è mancata un po' di energia per combattere meglio la supplementare. Dispiace, però non abbiamo dato tutto. Ma no, abbiamo giocato più basso del solito perché a loro non gli devi dare spazio, però quello che mi è piaciuto comunque è che siamo stati aggressivi, poi quando avevamo palla comunque che riusciamo a giocare con la qualità. Sì, avevamo quelle due occasioni sull'1-1, sia quel presunto rigore che quella palla di testa, mancava poco, se facciamo gol là potevamo vincere, questo è il mio dispiacere. Anche su 0-0 due o tre palle gol abbiamo avuto prima del gol loro. No, penso che per tutti loro, per società, per tutta la città è stato comunque una giornata speciale, ho avuto l'opportunità di portare i tifosi a San Siro, penso che sia stata veramente una bella giornata per tutti loro. Sì, bisogna scaricare molto, molto di più mentalmente che fisicamente, prepararsi perché ci aspettano tre partite di grandissima importanza. Spero che i ragazzi capiscono che quello che conta è il campionato e che cominciano già a prepararsi per sabato. Io dall'inizio dico che non c'è turnover, per cui penso che ho 20 più o meno sul stesso livello, unico in difesa, magari siamo un po' contati, però tutto il resto non mi cambia molto se gioca uno o l'altro. Sì, una bellissima partita, una bellissima esperienza e ora siamo tornati a casa insieme ai tifosi, è stata veramente una bellissima emozione. Sì, sicuramente sapevamo di potercela giocare, da un certo punto che davamo nel colpaccio, abbiamo dato tutto, peccato per il risultato. Sì, siamo già proiettati comunque a sabato alla partita col Cesena dove dobbiamo cercare di vincere. Sì, però ricordo sempre ai tifosi che il nostro primo obiettivo è la salvezza, poi dopo quello che verrà poi se ne parla. Sì, ci abbiamo creduto fino alla fine, peccato perché perdere i supplementari non è stata, diciamo, la più bella soddisfazione, dai. Ci siamo mangiati pure qualche gol, però torniamo da Milano con un buon risultato, dai. Sì, sicuramente, fine secondo tempo avevamo, diciamo, in mano la partita, non avevamo rischiato nulla. Poi c'è stata quella punizione dal limite dell'area dove loro hanno dei tiratori ottimi e quindi abbiamo preso gol. Poi abbiamo tentato di recuperarla e in contropiede ci hanno fatto il terzo, però è stata una bella prestazione di tutta la squadra. Sì, sembrava l'inizio uscita, davvero, perché è stata davvero una bolgia, è stata emozionante, davvero. Sin da quando siamo entrati per il riscaldamento fino alla fine, i tifosi loro non sono per niente sentiti, io sento solamente i tifosi del Crotone, quindi è come se giocassimo in casa. E cerchiamo di fare i più punti possibili fino al giro di andata.